cominciamo a fare sul serio e a dover mettere in piedi dei contratti di fornitura sostanziosi, perché quest'anno ci siamo trovati con dei lupoli che finivano. E acqua, l'acqua, che tipo di acqua avete in questa zona e se la trattate oppure no? Allora, l'acqua è l'acqua che si fornisce all'acquedotto e siamo fortunati che è un'acqua molto buona, quindi è un'acqua molto quindi non viene dolce, trattata? Non viene trattata. Per qualsiasi tipo di birra? I sali vengono aggiunti. Noi facciamo un trattamento di aggiunta di sali che dipende dalla birra che facciamo. Quindi... Che caratteristiche ha l'acqua della zona? È dolce, molto dolce. È molto quindi dolce? È l'ideale per fare la birra, bisogna solo aggiungere qualcosa, non bisogna togliere niente, carbonati, eccetera. È un'acqua, l'acqua ideale. Non togliamo neanche il cloro perché non è un problema. Quindi basta la residenza nei tank di stoccaggio, probabilmente per l'impianto non abbiamo mai avuto problemi. Poi qua il dosaggio del cloro è veramente minimo. Hai in mente qualche luppolo nuovo da mettere in qualche birra nuova? Oppure vai avanti ancora con le stesse? Ma con adesso stiamo facendo le prove con... stiamo cercando di guardare i malti più che i lupoli ultimamente, per vedere cosa si può fare con o altri ingredienti. I lupoli, sono sempre lupoli nuovi che vengono fuori, quindi sicuramente li proveremo. Adesso c'è... si chiama Eldorado, poi altri non me li ricordo, comunque quelli è sempre divertente usarli, ma adesso le birre molto lupolate sono all'ordine del giorno e ogni tanto si vedono dei commenti su sarebbe bello facesse più birre scure o più birre maltate, quindi una delle birre che ultimamente così abbiamo fatto è una mild, che è un aggiunto di lupolo all'inizio della bollitura. Però vengono fuori altri profumi che sono nati dalla fermentazione e dai malti. Quindi... Però qui il lupolo veramente ne usiamo tantissimo. Quindi c'è una ricerca di quello che può essere un nuovo. No, una facciamo un diversificazione esempio. Del. Facciamo un esempio sulla Kipling. Quanti chili di lupolo metti ogni ettolitro? Kipling super giù, saranno una quindicina di chili per fare 55 ettolitri, che non è tantissimo. Ad esempio per la Daikur ce ne saranno quasi 30, immagino, tra pellets e in bollitura e circa 20 chili di lupolo in fiore nell'obba, quindi ce n'è parecchio. Va bene, ti ringraziamo, è stato molto gentile e in bocca al lupo a te e al tuo aiuto birrario. Dell'acqua, no? Cosa aggiungete di solito nell'acqua per renderla ottimale per le vostre birre? Allora, dipende dalla che birra produciamo. Per le birre molto lupolate cerchiamo di innalzare molto i solfati, danno un amaro piacevole e aumentano la percezione della secchezza, quindi che va molto bene con quella birra lì. E quindi in questo caso aggiungiamo solfato di calcio e solfato di magnesio. E per le birre invece, birre scure, andiamo ad aggiungere per contrastare il potere acidificante dei malti scuri e anche per migliorare la sensazione in bocca di questi malti scuri che potrebbero essere astringenti, utilizziamo bicarbonato di sodio. Quindi il carbonato di sodio che comunemente uno ha in casa, insomma, e poi anche il cloruro di sodio e cloruro di calcio, che gli ioni cloruro e sodio aumentano la pienezza, quindi se fai una birra magari che ha, non so, 3 gradi, sono uno strumento per innalzare la pienezza della birra, insomma. Basta. Questi sono poi per innalzare il calcio, che noi abbiamo molto, molto basso, che è utile sia in sala cottura che poi per la coagulazione del lievito, eccetera. Il trattamento dell'acqua è molto importante dal punto di vista sensoriale. Infatti pochi, in Italia si usa poco trattare l'acqua e ogni tanto si vede il risultato, insomma.
Beh, siamo fortunati che abbiamo un'acqua già buona, sì, di base. L'acqua di base è l'ideale per produzione la birra. Perfetto, grazie. Misuratori portatili di ossigeno e CO2. Eccoli qua. È per fare racking. Cioè? Installare la birra nei cassi. Per? Installare la birra nei cassi. Ah, serve, come funziona? Cioè, questi sono i tubi? Allora, praticamente la birra viene trasferita dal maturatore all'interno di quel cilindro, poi passa in questi tubi qua, questo viene inserito nel cask, e quando praticamente la birra è completamente, cioè il cask è completamente riempito, questo viene tolto, e quando questo si alza la birra non esce più, insomma, fino al cask successivo. Lì c'è una pompetta, quella pompetta lì, con quei tubi che vanno direttamente nella tecnica degli isinglass, quindi per ogni cask automaticamente dosa la quantità voluta di isinglass da mettere all'interno del cask. Quanti litri di birra ci stanno lì in questo? Io precisamente non lo so, quindi non ti so dire, ho fatto racking qui una volta sola, poi me lo sono fatta tutto manuale. Questa invece? Questo è il cask wash. Cioè in italiano? La lava pust, diciamo, ecco. Non è molto bello perché non è assolutamente pulito, purtroppo. Comunque qui vengono inseriti i cask e vengono sciacquati, acqua calda, soda, acqua calda. Vengono sanitizzati in modo da poter essere utilizzati poi per essere riempiti di nuovo. Grazie. Lo scarico, praticamente qui viene scaricato il luppolo dall'opnik e poi c'è uno scarico per le trebbie del malto, che è sempre questo tubo che viene messo dentro quei trailer e viene le trebbie che noi avanziamo, insomma quelle che gli scarti vengono dati alle fattorie per dare da mangiare agli animali.